Uno spettacolo che vuole indagare la strada tortuosa che una donna deve percorrere per arrivare alla consapevolezza di sé e della sua forza, che una volta vista diventa dirompente come le onde del mare e induce a smettere di aspettare e ricominciare. Non a caso qui il mito non resta immobile nel tempo, ma al contrario, attraverso un testo che fa danzare le lingue italiana e siciliana, ribalta l'idea archetipica di Penelope. La moglie abbandonata di Ulisse in questa nuova versione teatrale dell'Odissea firmata e diretta da Luana Rondinelli è decisamente femmina, quasi tutta recitata in dialetto siciliano a metà strada tra dramma intimo decisamente femminista e commedia, tocca picchi di ironia e comicità per scardinare la struttura completamente incentrata sul vagabondo Ulisse dell'epico racconto di Omero e centrare l'attenzione su Penelope perennemente in attesa. Un'attesa che però questa volta è diversa, configurandosi come un percorso lungo e catartico che porterà la protagonista a capire ciò che vuole e che l'amore davvero a volte non basta. Penelope è farfalla e la farfalla è femmina, come la fuggia, mentre Luscanto è masculo. Il cast è quasi completamente al femminile, ad eccezione di tre uomini che interpreteranno tre ruoli con una spiccatissima sensibilità femminile, tra i quali anche il talentuoso attore marsalese Stefano Parrinello. A calcare il palcoscenico del Teatro Impero saranno Luana Rondinelli, oltre che interprete anche autrice e regista, Corinna Locastro e ancora Laura Giordani, Camilla Bianchini, Mauro Failla, Giovanni Maria Currò e, come già detto, Stefano Parrinello. A prestare la voce ad Ulisse sarà Luca Ward. Lo spettacolo conta sul patrocinio dell'amministrazione comunale diretta da Alberto Di Girolamo, che lo ha fortemente voluto, ed è prodotto da Cura Teatro in collaborazione con Palma Vite. Il testo di Penelope, L'Odissea è femmina, già andata in scena al Teatro Antico di Segesta all'interno della rassegna Calatafimi Segesta Festival Dionisiac 2018, ha già incassato importanti riconoscimenti, ricevendo al Piccolo Teatro Grassi di Milano il premio per la drammaturgia femminile italiana Anima Mundi.